Amici di Manfrotto TV, benvenuti a questo ennesimo appuntamento con il Punto, il rotocalco sportivo a 360 gradi che conduco io oggi eccezionalmente con Antonio Monaco, lo sportman, io così lo definisco, l'uomo dello sport, sì, perché Antonio Monaco conosce tutti gli sport, può parlare di tutti gli sport, lo dico con sincerità e con affetto, è colui che gestisce poi la pagina sportivamente su cui chiaramente potete essere sempre aggiornati su tutto ciò che concerne lo sport di Capitanata. Ciao Antonio. Antonio, ti ringrazio, buonasera a tutti i telespettatori, ti ringrazio per le belle parole. Chiaramente lo sport è la mia passione principale, oltre al mio lavoro, quindi lo faccio con tutto tutta la mia passione. Benissimo, oggi sono afono, però non potevo esimermi dal condurre questo appuntamento con il Punto, alla luce del fatto che ieri si è disputata una partita importantissima, una bellissima partita, il big match del campionato regionale di promozione, girone A tra Manfrotania Calcio 1932, SLAI, terminato per 1-0 per il Manfrotania Calcio con rete segnata da Capitan Trotta, il nostro bomber, il nostro goleador, colui che sta segnando la storia della Manfrotania Calcio 1932. Come potete vedere dalle immagini che la regia vi sta proiettando in questo momento, uno stadio stracolmo, sia in tribuna che in gradinata, circa 4.000 le persone presenti allo stadio Miramare. Difficile trovare un pubblico così numeroso se consideriamo che si è disputato soltanto una partita di promozione, probabilmente neanche in Serie C, a volte gli stadi sono così pieni, Antonio. Sì, hai detto tutto tu, le stesse parole sono state usate dal presidente Quarto nel post gara, che davvero è stato meravigliato del colpo d'occhio che il Miramare ieri ha dato e ha fatto ricordare a tutti noi che seguiamo il Manfredonia non ha vita i fasti di tempi non tanto recenti, ormai. C'è stata una grande atmosfera, si respirava nell'aria già la settimana con la grande prevendita che c'è stata. Fino all'ultimo momento la società ha riaperto i botteghini per tutti coloro che volevano appunto assistere a questo spettacolo. Per fortuna i ragazzi hanno dato prova di una grande, non solo maturità calcistica, ma anche di grande grinta di volere a tutti i costi la vittoria, che poi è arrivata con il guizzo che hai detto tu di Pasquale Trotta, arrivato ormai a 16 reti in campionato e proiettato verso i 100 in carriera. E allora ieri si è disputata appunto la 14ª giornata, che è la penultima di andata, e sono stati disputati questi incontri: Borgo Rosso, Molfetta, Nuova Spinazzola 2-0, Grottaglie d'Onuva 2-0, Canosa Calcio Capurso 1-0, Real City 1-2, Ginusa 1-2, Rinascita Rutiglianese Noi Cattaro 3-2, Sporting Apriceno Norba Conversano 2-2, Vigor Bitritto Castellaneta 5-2, Manfredonia 1932 Unair Slai 1-0. Per questa classifica, Manfredonia in testa a 37 punti con una gara in meno da disputare giovedì, ricordiamo, alle ore 20 contro il Noi Cattaro, Slai 37, Vigor Bitritto 34, Real City 24, Borgo Rosso Molfetta 22, Ginusa 21, a pari punti Canosa, Grottaglie e Castellaneta 18, poi abbiamo Nuova Spinazzola, Norba Conversano e Rinascita Rutiglianese a 16, Noi Cattaro 15, Donuva Calcio 1971 11, Sporting Apicina 9 e Capurso Fanani di Coro 0. Antonio, una partita caratterizzata da un tatticismo evidente, ovviamente il Manfrotania Calcio ha surclassato lo SLAI nella prima fazione di gioco per quanto concerne l'espressione tattica e tecnica e tutto ciò che è stato ovviamente mostrato in campo, un Manfrotania arrembante, un Manfrotania veloce, un Manfrotania molto ma molto ordinato, più incisivo rispetto allo SLAI che probabilmente è arrivato qui a Manfrotania per difendere il pareggio e partire ed eventualmente colpire il Manfrotania sulle ripartenze. Ma è così la partita, questo atteggiamento tattico comunque non ha pagato perché il Manfrotania Calcio dopo un primo tempo importante dove addirittura c'è stato anche annullata una rete, nel secondo tempo è sceso in campo sempre con la voglia di segnare il gol, certamente non c'era l'intensità di gioco della prima frazione di gioco, ma era prevedibile perché il Manfrotania ha davvero speso tanto nella prima frazione di gioco, tante energie, però poi è arrivato a quel cambio incente adottato da Miss Luigi Agnelli e toglie Albrizio che ha sgomitato tantissimo nella prima frazione di gioco, ha subito tantissimi falli, ma ha giocato quasi sempre spalle alla porta. Ha inserito un attaccante di razza che è Rumo, che sulla sua corsia praticamente di destra è riuscito con uno stop perfetto e poi una finta
ad ingannare l'avversario e a mettere quel pallone pennellato sulla testa di Pasquale Trotta. Tempismo perfetto, si fa trovare lì al momento giusto, al posto giusto, per segnare un gol storico che ci consente di battere lo Slay e far esplodere il Miramare in una gioia, in un urlo praticamente liberatorio. Sì, l'analisi è perfettamente, mi vedi perfettamente d'accordo. Mister Agnelli, contrariamente all'anno scorso in cui sorprese lo Slay con un 3-5-2 che fino a quel momento non avevamo mai visto al Miramare, si è schierato con il 4-3 non snaturando la natura dei ragazzi a disposizione, ma reinserendo Morgillo tra i pali, che ha fatto una grande prestazione perché è stato provvidenziale nel secondo tempo quando ha tolto letteralmente la palla dalla porta, che forse se fosse entrata quel pallone la gara sarebbe andata in un altro modo. Ha ritrovato Sementino, che ha dato davvero sicurezza con Telera dietro, nonostante le bocche di fuoco che lo Slay ha, e poi ha preferito Perez a Roberto per dare un po' di vivacità e sostanza in mezzo al campo. Ieri il Manfredonia, nella prima parte di gioco, nella prima frazione, ha sorpreso per ritmo e intensità lo Slay, soprattutto sulla catena di testa, dove Basta davvero era respirato. Attaccava molto bene, metteva traversoni continuamente dalla tre quarti. Peccato che Albrizio abbia colto il palo a portiere battuto e poi ci sia stato annullato quel gol. Da quello che abbiamo capito, l'arbitro molto probabilmente l'ha fischiato per una carica al portiere, però siamo rimasti con il dubbio. In realtà l'arbitro, a quanto sembra, aveva convalidato il gol, poi ha visto l'assistente con la bandierina e quindi è tornato sui suoi passi, si è consultato con l'assistente ed evidentemente ha assecondato la scelta dell'assistente, anche se a mio avviso avrebbe dovuto decidere, perché se non è fuori gioco, essendo posizionato l'arbitro, io credo che l'arbitro non abbia rilevato un condotta scorretta da parte dell'attaccante. Però detto questo, si tratta semplicemente di un inciso, perché la direzione arbitrale dell'arbitro che è venuto ieri, è stato designato arbitro Cai a Manfredonia, è stata, cioè, secondo me, ineccepibile, veramente una direzione arbitrale brillante, quindi complimenti alla terna arbitrale che ieri è sceso qui al Miramare a dirigere una gara davvero difficile. Sì, dicevo appunto che la direzione è stata impeccabile. E lo Slay nel primo tempo praticamente non ha sporcato mai i guanti di Morgillo, si è fatto vedere solo con qualche punizione timida dalla tre quarti, però tutti i tentativi vani. Nel secondo tempo chiaramente il Manfredonia, avendo speso tantissimo dal punto di vista non solo fisico ma anche mentale, perché l'approccio che hanno avuto i ragazzi è stato davvero forte, ha calato un po' di intensità e ha concesso un po' il ritorno dello Slay, che ha iniziato a macinare il gioco, perché chiaramente il mister De Luca, rispetto a quello che faceva vedere Mister Quarto, ha un altro concetto di gioco più propositivo, e quindi sono, diciamo, iniziati qualche grattacapo in più per la retroguardia Pisipontina, non eccessivi, però tutto sommato poi alla fine abbiamo controllato bene e abbiamo segnato nel loro momento migliore. Benissimo, io direi che tra i protagonisti di questa partita il nostro direttore d'orchestra, io così lo definisco, il nostro mister Luigi Agnelli, che pian piano è il secondo anno che siede sulla panchina del Manfredonia. L'anno scorso non abbiamo vinto il campionato semplicemente perché nello scontro diretto con lo Slay abbiamo avuto una direzione arbitrale discutibile e quindi ci è mancata quella vittoria che ci avrebbe consentito di vincere il campionato, però è acqua passata. Pensiamo a quest'anno, ci siamo in qualche modo, tra virgolette, vendicati di ciò che ci è stato tolto l'anno scorso con questa brillante vittoria contro lo Slay. Quindi mister Agnelli si consacra tra i mister che entrano nella storia del Manfredonia Calcio per questa vittoria che tutti quanti cercavano ieri allo stadio Miramare. Sentiamo le dichiarazioni che sono state rilasciate al termine della gara. Mister Luigi Agnelli, appena terminata Manfredonia Calcio 1932 United Slay qui allo stadio, in uno stadio gremito, circa 3500 spettatori, una vittoria convincente, 1-0, una vittoria meritata, una vittoria del cuore, ma anche un capolavoro tattico di mister Luigi Agnelli, che oggi mette in campo una formazione che ha letteralmente annientato lo Slay. Vabbè, il merito è prettamente dei ragazzi che, come hai detto anche tu, hanno messo il cuore oltre l'ostacolo e hanno cercato di portare nel miglior modo possibile i tre punti a casa. Sono grandi uomini e grandi giocatori e quindi li ringrazierò sempre per quello che stanno facendo e soprattutto per l'intensità e la qualità di lavoro che stanno mettendo sia negli allenamenti che durante la partita. Ecco mister, tutti i titolari questi ragazzi, non esistono praticamente riserve, in effetti lo hanno dimostrato.
ci spiega l'inserimento di Perez dal primo minuto del primo tempo. Sì, abbiamo cercato di giocare con tre over in mezzo al campo perché giustamente loro più strutturati ci avrebbero poi dato quel fastidio in più in mezzo alle due linee, quindi ho preferito far giocare due giocatori che di testa sono bravi come Mastro Pasqua e Armando. Mastro Pasqua è, scusatemi, la Boraggine, di conseguenza la quantità di Benny ci ha dato quel lavoro in più per poter essere poi cattivi e produttivi lì davanti. Perez poi ha fatto una grande partita, ma del resto io non scopro qui Perez come non scopro qui tutti i miei giocatori che dal primo giorno ad oggi si stanno sempre impegnando e stanno mettendo grandi, grandi, grandi prestazioni partita dopo partita. Ecco mister, su quel gol annullato che cosa è accaduto? L'arbitro dice che l'assistente gli ha segnalato una scorrettezza ai danni del portiere e di conseguenza hanno valutato come una punizione lì. Quindi non era una situazione di fuorigioco? No, non era fuorigioco, era ostruzione sul portiere secondo lui, però per me non lo era. Mister, una grande prestazione di Morgillo, rientra dopo un infortunio che è rimasto fuori per qualche settimana e oggi praticamente ha letteralmente tolto dalla porta una palla gol. Sì, vabbè, Morgillo ha fatto una grande prestazione, come del resto anche Ferrazzano nelle partite precedenti ha fatto una grande prestazione. Non scopriamo qui due portieri molto bravi che ci stanno dando una grande mano partita dopo partita. Ecco mister, detto questo, adesso ci tocca affrontare il recupero giovedì, il Noi Cattaro, praticamente per fortuna non si è giocata quella partita, quando pioveva si arriva a questa partita chiaramente con il morale alle stelle. Sì, è normale, adesso starà a noi continuare, non cullarci sugli allori, continuare su questo trend e cercare di portare anche giovedì 3 punti a casa che sono fondamentali per rimanere in vetta alla classifica. Grazie mister, complimenti. Grazie a te, complimenti soprattutto a tutto il pubblico che è venuto quest'oggi e ci ha dato una grande mano come 12° uomo in campo. Allora Antonio, mister Luigi Agnelli lo abbiamo sentito, in tanti a volte lo criticano perché comunque non condividono le sue scelte, il suo modo di giocare, ma io credo che a questo mister non si possa eccepire assolutamente nulla, sia un tecnico vincente, perché vincere tutte le partite del campionato ad eccezione del pareggio con il Ginosa e poi battere in casa la capolista al pari del Manfredonia Calcio, ma il Manfredonia ha ancora una gara da recuperare contro il Nicastro giovedì 12, a questo mister bisogna essere semplicemente dire chapeau, bravo mister Agnelli, perché comunque ci hai fatto divertire ieri, hai fatto un capolavoro tattico contro una squadra che sulla carta ha dei giocatori di assoluto livello tecnico, probabilmente anche più forti di quelli che compongono la rosa della Manfredonia Calcio 1932, o quantomeno ha una panchina più lunga rispetto al Manfredonia Calcio 1932, ma ciò nonostante ieri ha fatto un capolavoro tattico, ha regalato una vittoria che resterà nella storia della Manfredonia Calcio. Sì, Antonio, mister Agnelli di certo non scopro io, l'abbiamo già conosciuto ai tempi della Serie D a Manfredonia. Poi l'anno scorso e quest'anno i numeri parlano per lui. Dobbiamo pensare che se vinciamo le prossime due abbiamo una proiezione di 43 punti su 45, i numeri parlano chiaro. Oltre a questo facciamo un gioco altamente spettacolare che molte squadre ci invidiano. Ieri leggevo davvero tanti commenti dei tifosi dello Sly che in un certo senso come se recriminavano sul tipo di gioco che fanno loro rispetto al nostro, dove abbiamo un gioco sul palleggio, sulla corsa, cosa ecco, che il nostro gioco più collettivo, esatto, più propositivo, mentre diciamo lo Sly è più sull'individualità, sui solisti, perché chiaramente ne hanno tanti in organico e quindi onestamente non so cosa si possa imputare e chi si arroga il diritto di contestare mister Agnelli in questo momento. Ecco, a tal proposito io mi complimento con mister Luigi Agnelli, ma allo stesso tempo consentitemi di aprire una parentesi. Ricorderete quando il Manfredonia, l'ultimo campionato di Serie D a guida Antonio Sdanga, ex presidente del Manfredonia Calcio 1932, Antonio Sdanga decise di affidare la panchina a Luigi Agnelli per alcune partite. Non era un caso, perché considero Antonio Sdanga uno dei più grandi intenditori di calcio qui a Manfredonia, avendoci consentito di disputare per 5 campionati di Serie D, e se all'epoca decise di affidare la panchina a mister Luigi Agnelli, evidentemente qualche motivo tecnico c'era, avrà valutato certamente le capacità tecniche di questo mister, a cui bisogna fare semplicemente i complimenti. Sì, come ho detto prima, gli affidò la panchina quando ci fu, se non ero, Baratto. Esatto, e quindi Baratto. C'era un problema diciamo di spogliatoio. Tra l'altro è stato anche secondo anche diciamo ad altri allenatori. Prima, ok, esatto. Ovviamente lui predilige la scuola
diciamo De Zerbiana, guardioliana, quindi quel tipo di calcio lì, per chi ama il calcio come me, come te, penso che vedere giocare a calcio con la costruzione dal basso davvero è una gran cosa. Benissimo, io direi che adesso è il momento di guardare le interviste che mi sono state rilasciate dai protagonisti di questa gara. Partirei innanzitutto da Francesco Grumo, perdonatemi, senza voce. Francesco Grumo che ha pennellato quell'assist perfetto Bomber trotta. per Totta. Francesco Grumo, è appena terminata Manfredonia Calcio 1932 United Slay, una vittoria strepitosa del Manfredonia, una vittoria storica per 1-0. Si è entrato al secondo tempo, hai spaccato la partita con quell'assist pregevole, quello stop. Hai aspettato l'inserimento di Pasquale Trotta e gliel'hai pennellato quell'assist. Sì, ci sfruttiamo in settimana a Pasquale perché nel viceversa io non taglio mai sul secondo. Io invece sono contento per Pasquale, ma sono contento diciamo, per la squadra. L'ho visto diciamo, il suo inserimento e ho aspettato l'attimo giusto per mettergliela in testa. Però, indipendentemente dall'assist, sono contento per la prestazione, per la vittoria, per questa piazza che oggi in 3-4 mila ci hanno, diciamo, hanno spinto diciamo, quella palla in rete. Poi si sa, il campionato è ancora lungo, abbiamo fatto un piccolo passo in avanti. Ecco, in effetti un piccolo passo in avanti, anche perché avete affrontato un avversario ostico, lo United Slay, una squadra costruita sulla carta per vincere il campionato. Ci riprendiamo un po' quello che ci è stato tolto l'anno scorso. Sì, è stata una grandissima squadra, una squadra che ci ha impressionato molto, dicevamo prima nello spogliatoio. Ben preparata da un buon allenatore con ottimi giocatori di altre categorie che non sto qui io, diciamo, ad elencare. Sì, l'abbiamo preparata, l'abbiamo voluta e l'abbiamo ottenuta. Francesco, oggi è stata anche una vittoria della tattica, i complimenti vanno fatti non soltanto alla squadra ma anche a Mister Agnelli che ha saputo preparare nel migliore dei modi questa partita sulla carta molto molto difficile. Sì, noi l'abbiamo preparata come tutte le altre, come facciamo durante la settimana. Il mister ha deciso di tra virgolette, mettermi fuori per ovvi motivi e chi è andato in campo tra virgolette, al posto mio ha ben figurato. Poi sì, sono entrato, ho fatto bene, ma sono contento non per me, ma anche per la squadra e diciamo, per il futuro. Ecco, Francesco, c'è chi sostiene che tu rendi al massimo nei 35 minuti che giochi nel secondo tempo o in una frazione di gioco. Tu che cosa rispondi? Ma se il mister mi ha fatto giocare ha i suoi motivi, che non sto qui a contestare, però rispetto diciamo, la sua decisione, sono contento diciamo, di aver dato diciamo, il mio contributo. Grazie. Abbiamo sentito le dichiarazioni che mi sono state rilasciate al termine della gara da Francesco Grumo, autentico protagonista, assoluto protagonista di questa partita. È entrato e ha spaccato letteralmente la gara con quell'invenzione, con quell'assist perfetto che ha chiaramente messo Pasquale Trotta in condizioni con un perfetto tempismo di segnare il gol del vantaggio, il gol della vittoria del Manfredonia Calcio 1932 contro lo United Slay. Francesco Grumo che quest'anno ha trovato meno spazio rispetto all'anno scorso, però ogni volta che è entrato Antonio è stato protagonista, è stato certamente molto ma molto importante per il Manfredonia Calcio. Io direi che ieri ha fatto una giocata davvero da Serie A. Sì, tu hai fatto una domanda correttissima a lui, perché molti dicono che forse anche il mister lo pensa, che l'esterno classe 97 renda molto di più, un po' come Douglas Costa nella Juventus, a partita in corso, quando i ritmi si abbassano, lui col suo spunto può dare fastidio alle difese avversarie. E ieri in effetti è stato questo, è entrato al 20° più o meno della ripresa, in 25 minuti ha spaccato la gara, non solo realizzando l'assist perfetto per Pasquale, ma poi con due o tre gran tiri dalla distanza ha sfiorato il raddoppio nel finale. Ecco, Pasquale Trotta che ieri ci ha consentito di gioire, Pasquale Trotta è l'artefice di quel boato che si sarà sentito fino alla stazione, beh, che dire, sorrido sì, perché comunque
Io credo che parecchie persone ieri si siano davvero commosse all'interno dello stadio, abbiamo provato i brividi sulla pelle e sono quei brividi che stanno venendo a me in questo momento soltanto a ricordare. Io ho perso la voce per incitare il Mafodonia Calcio, ma oggi volevo essere presente nel punto. Ho chiesto ovviamente a te, Antonio, di sostenermi vocalmente, perché da solo non avrei potuto assolutamente gestire questa puntata così importante. Pasquale Trotta, a cui bisogna dire semplicemente chapeau, in questi 2 anni hai veramente dimostrato di essere molto ma molto attaccato alla maglia del Mafodonia Calcio 1932, assoluto protagonista di questa squadra. Sei riuscito a far ottenere al Mafodonia Calcio delle vittorie, specie in trasferta dove ci hai messo la zampata vincente. Beh, un giocatore a cui tutti quanti devono tributare un grande ringraziamento. Pasquale, un giocatore umile, sentiamolo a termine della gara con Mafodonia, grande emozione anche per il nostro capitano. Siamo qui con Pasquale Trotta al termine della gara Mafodonia 1932 United Slide, terminata per 1-0 con il gol del capitano, un gol che ha fatto letteralmente esplodere lo stadio. Sì, Antonio, hai detto bene, oggi è stato troppo, troppo bello segnare quel gol. Il boato del Miramare è stato impressionante, forse mai sentito un boato così forte, però chiaramente sono contento per la vittoria e per i 3 punti presi, che era la cosa più importante. A chi lo dedichi questo gol? Ah, lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza, che mi seguono sempre ogni domenica, poi chiaramente alla squadra. Ecco, entrato nella disamina tecnica di questa partita, un grandissimo Mafodonia Calcio, specie nella prima fazione di gioco, grande intensità, grande ritmo, grande gioco, abbiamo messo letteralmente alle corde lo Slai. Poi nel secondo tempo, diciamo, c'è stato un calo fisiologico, abbiamo speso tantissimo al primo tempo, però poi entra Grumo e ti mette quell'assist al pennello sul secondo palo dove ti fai trovare sempre pronto. Questo significa che sei un attaccante dal fiuto del gol eccessivo. Grazie Antonio per quello che hai detto, sei troppo di parte, però a parte questo sì, l'hai, diciamo, letta bene la partita. Il primo tempo ci abbiamo messo grande intensità, grande palleggio, chiaramente non abbiamo avuto, diciamo, grandissime occasioni, forse tranne il gol annullato, che ancora non ho capito il motivo del gol annullato. Pare che ci sia stata una scorrettezza a danni del portiere. Sì, così l'ha interpretata, diciamo, il segnaline, quindi... Però sì, ripeto, poi abbiamo preso un palo, siamo stati bravi nel primo tempo. Poi il secondo tempo è venuta fuori un po' la loro qualità, che chiaramente la Slai, secondo il mio modesto parere, quest'anno è più forte dell'anno scorso. La verità, mi ha impressionato come compattezza di squadra. Quindi poi nei primi minuti del secondo tempo ci hanno messo in difficoltà. Poi hai detto tu bene, poi c'è stata quella grande palla di Grumo e per fortuna sono arrivato sul secondo palo e l'ho messa dentro. Niente. Poi abbiamo avuto anche l'opportunità di raddoppiare, però è stato bravo anche il loro portiere. Ed è stato bravo anche il nostro portiere a togliere quella palla gol con quel riflesso all'ultimo secondo. Sì, infatti adesso mi sto ricordando della grande parata di Morgillo che si è fatto trovare pronto. Quindi poi chiaramente in queste partite bisogna essere bravi e anche fortunati. Ecco, Pasquale, sulla carta lo Slai è una squadra dei valori tecnici ineccepibili, insomma, giocatori che tu conosci benissimo, però a volte, diciamo, i giocatori non fanno il bel gioco. Noi invece abbiamo giocatori forti anche nella nostra squadra, probabilmente meno rispetto a loro, però l'impianto di gioco nostro, grazie anche al mister, ha certamente stato superiore a quello dello Slai. Sì, forse sul piano del palleggio siamo stati superiori, però ripeto, quest'anno la Slai, almeno vedendo la partita di oggi, l'ho vista molto diversa rispetto all'anno scorso. Quest'anno giocano più a calcio, mi hanno fatto una buona impressione, sono sincero. Poi chiaramente queste sono partite dove si può vincere, si può perdere, si può pareggiare, è uno scontro diretto, però ripeto, poi non comprometterà niente questa sconfitta della Slai, come, diciamo, non ci garantirà la vittoria del campionato, perché c'è da fare tutto il girone di ritorno. Il campionato è molto lungo, beh, una splendida cornice di pubblico qui allo stadio Miramare, probabilmente 3.500 spettatori, 12° uomo in campo. Ma oggi bisogna solo ringraziare la gente di Manfredonia, perché ha risposto presente a questo evento, quindi niente, ripeto, è stata una gran bella emozione. Adesso giovedì arriva il Noi Cattaro, recuperiamo questa partita, certamente la affrontiamo con il morale alle stelle. Sì, chiaramente adesso ci godiamo questa vittoria, poi da domani pensiamo al Noi Cattaro, dove abbiamo, diciamo, abbiamo una grande possibilità di andare in testa alla classifica da soli, quindi ripeto, da domani pensiamo al Noi Cattaro. Grazie Bomber, tanti complimenti, sei il numero 1.
Grazie Antonio, troppo buono, troppo di parte. Un gol dedicato non soltanto ai tifosi del Manfredonia Calcio 1932, alla sua fidanzata e alla sua famiglia, un gol importantissimo che lo celebra tra i più forti attaccanti del Manfredonia Calcio 1932. Sì, come ho detto prima, sta viaggiando verso i 100 gol in carriera con la maglia biancoceleste. E anzi, io, dato che sono amico con Pasquale, lo invito a riprendersi la testa dei marcatori come capocannoniere, visto che adesso è stato superato da Gigi Rana, che ha 18 reti, mentre lui ne ha 16. Quindi Pasquale, una bella doppietta giovedì, così ci consenti di vincere e di andare più 3 e poi chiaramente rimpinguare il tuo bottino col Capus, in modo tale da rimettere le cose a posto. Ecco, Antonio, Pasquale è veramente un autentico fuoriclasse per questa categoria. Cioè, Pasquale sembra che non c'è, ma c'è. E quando praticamente riceve palla sulla sua fascia è imprendibile, cioè ha lo spunto, inquadra la porta, ha un dribbling, ha una velocità diciamo davvero formidabile. Ieri in tribuna stampa ti dicevo proprio questo, stavamo servendo un po' poco Pasquale sulla corsia, ti ricordi? Perché Pasquale, se gli dai la palla, è in grado di inventare qualche tiragiro, qualche sua invenzione, qualche sua magia, e ci può, sono proprio quei colpi e alla fine decidono le partite, perché possiamo mettere tutta la tattica, l'intensità, la corsa che vogliamo, ma nel gioco del calcio, se non hai i piedi buoni e se non hai i calciatori che vedono la porta e realizzano, punti non se ne fanno purtroppo. Grazie Pasquale, ci hai fatto gioire un intero stadio, ti ricorderemo, perché queste sono partite che segnano la storia del Manfredonia Calcio 1932, una storia lunga 88 anni, nel 2020 verranno celebrati, nasce nel 1932 questa squadra e ieri diciamo, si è creato quell'entusiasmo che mancava da tantissimo tempo, una partita importante contro lo Slay, quasi 4.000 persone, un boato bellissimo, guarda, ci ha fatto veramente godere, grazie mille Pasquale. Continuiamo a parlare di calcio, adesso è il momento del settore giovanile del Manfredonia Calcio 1932, brutte notizie ad eccezione della Juniores che ha vinto per 6-0 contro il top player Minervino ed è primo in classifica nella classifica della Juniores regionali, mentre sia l'Accademia che i giovanissimi purtroppo hanno perso 2-3 l'Accademia in casa contro il team Foggia e 5-1 i giovanissimi di Franco Grasso contro il Cosmano Foggia. Gli allievi hanno perso 2-1 contro il Monte Sant'Angelo. Andiamo avanti, continuiamo a parlare di calcio a 11, è il momento della Serie D. Antonio, il Foggia Calcio ieri ha conseguito una vittoria per 3-0 contro il Jebison Vallo della Lucania, una vittoria che gli consente di rimanere attaccati al Bitonto che ha vinto ieri. Sì, il Foggia praticamente ieri la pratica l'ha chiusa nel primo tempo, realizzando le 3 reti che hanno consentito di vincere. È andato in gol subito con Staiano, poi ha raddoppiato con un'autorete e ha siglato il tris russo. Nel secondo tempo ha controllato agevolmente e quindi si è proiettato con, a braccetto con Bitonto. Forse saranno le due candidate, ovviamente c'è ancora tempo, però sono le candidate più importanti per il salto di categoria, perché Bitonto, come hai detto tu, ha vinto contro la Fidelisandria di Raimondo Catalano. In settimana dovrebbero arrivare anche degli attaccanti per quanto riguarda il Foggia. Felle Cairi ha parlato di due nuovi acquisti, tra cui un calciatore della Cereale Matude, molto probabilmente, e l'altro dovrebbe essere tedesco dell'Altamura. Questi sono i nomi di cui si parla a Foggia. Benissimo, mentre il Cerignola purtroppo al 95esimo del secondo tempo si è fatto riagguantare dalla Gravina, 2-2 il risultato finale, con rete segnata al 95esimo proprio da Bozzi, una nostra vecchia conoscenza. Peccato diciamo per il Cerignola, che aveva in qualche modo rimediato allo svantaggio iniziale nei confronti del Gravina, una squadra che si è dimostrata tonica in forza, forte, una squadra che veramente sta creando problemi a tutte le compagini, ha bloccato tutte quante le grandi, quindi peraltro ci gioca anche una nostra vecchia conoscenza Romeo all'interno del Gravina oltre che Bozzi, quindi complimenti al Gravina e peccato per il Cerignola che ha interrotto la serie vincente di 4 partite, guida chiaramente Feola. Vabbè, ma sono cose che accadono, nulla è compromesso, il campionato è ancora lungo. Adesso cambiamo sport e passiamo al calcio a 5. Lo sport di Antonio Monaco, voglio dire, anche tu. Detto stampa della Sim Manfredonia Calcio a 5. Ecco, sabato purtroppo abbiamo pareggiato per 4-4 contro il Real Rogit, una partita che abbiamo tenuto in pugno fino ai minuti finali della gara,
Beh, stavamo conducendo per 4-1, 3 minuti diciamo da incubo per la SIM Manfredonia Calcio 5, che evidentemente ha un blackout da parte finale della gara. Non è la prima volta che si verifica questo blackout. Io non so se sia un problema di concentrazione dei ragazzi o se soffrono veramente soffrono i minuti finali della gara, la gestione dei minuti finali della gara. Qualcosa andrà certamente cambiato nella gestione dei minuti finali della gara, perché non è accettabile che una squadra che sta conducendo per 4-1 arrivi negli ultimi 3 minuti e consegni praticamente un pareggio. Si poteva anche perdere, perché se, evidentemente, se vi fossero rimasti ancora altri minuti, con il quinto di movimento la Real Rogit probabilmente avrebbe portato a casa la vittoria. Sì, è un gran peccato, perché davvero noi sugli spalti ci, fino a pochi minuti dalla fine ci siamo molto divertiti. Alla vigilia, chiaramente, un punto col Real Rogit, che era capolista, avendo battuto la Sopporto Melilli la settimana prima, era da sottoscrivere. Però, per come è andata la gara, davvero i ragazzi hanno fatto per 35 minuti una grandissima prova, avevano sostanzialmente indirizzato il match 4-1 dopo il rigore di Ganzetti, e poi, dopo aver preso quel gol dalla distanza, sono andati un po', tra virgolette, in bambola. I soliti errori di marcatura nella gestione della palla poi hanno consentito a De Luca, a 24 secondi dalla fine, di raccontare il pareggio. Purtroppo è una situazione recidiva, come hai detto tu. Ormai le squadre abbiamo viste tutte. Possiamo dire che Manfredonia davvero se la gioca con tutte, anche con le big. Se noi andiamo a calcolare i punti persi proprio per questo motivo, forse un po' per lo scotto di inesperienza, per lo scotto che paghiamo alla categoria, magari per un calo di concentrazione, non sappiamo bene le cause, sarà compito dello staff tecnico ovviamente cercare di rimediare a questo, ma Manfredonia davvero sarebbe stata ad un passo dai playoff. Benissimo, sentiamo cosa ci ha detto mister Massimiliano Monsignori al termine della gara contro il Real Rogit. Mister Massimiliano Monsignori, appena terminata la gara SIM Manfredonia Calcio 5, Real Rogit 4-4, un pareggio che davvero sa di beffa per come era stata condotta la partita dalla SIM. Gli ultimi 3 minuti sono davvero stati fatali. Abbiamo fatto, sono d'accordo, una buonissima partita contro un avversario forte, fortissimo, probabilmente la miglior squadra della nostra categoria. I ragazzi hanno fatto una grande partita, a mio parere, hanno fatto veramente bene. Siamo andati vicinissimi, abbiamo sfiorato una grande impresa. Non ci siamo riusciti, peccato, peccato. Sono rammaricato soprattutto per i 2 gol che abbiamo preso da palla inattiva, da corner. Sono state 2 distrazioni che di solito noi non commettiamo, però prendiamolo un punto che per noi è un punto importantissimo e andiamo avanti con la striscia positiva. Quindi nel quarto risultato utile consecutivo, siamo contenti, adesso ci prepariamo per la prossima. Ecco mister, ma cosa accade alla squadra? A volte si è recidivi, gli ultimi minuti sono fatali, perché si commettono questi errori su palle inattive? Ma non è un problema di gli ultimi minuti, gli avversari sono bravi. Quando tu metti sotto una squadra per gran parte della partita, una squadra così forte, significa che i ragazzi hanno fatto molto bene. Poi ci manca qualcosina, quel pizzico di attenzione, quel pizzico di esperienza, però io credo che insomma un pareggio contro una squadra di queste qualità ci sta tutto, perché non abbiamo preso dei gol banali. Cioè sul portiere di movimento Bassani da 15 metri ha tirato un missile all'incrocio dei pali, e lì sono le qualità dei giocatori avversari. Bisogna avere rispetto, noi li rispettiamo e per noi è un punto importantissimo. Ecco mister, in settimana viene arricchita la rosa della SIM Manfredonia Calcio 5 con di un innesto, un difensore e un pivot, contento? Sì, sì, ma questo non è il momento di parlare di questo, è il momento questo di fare i complimenti a un gruppo di ragazzi che ha affrontato una corazzata, lo ha fatto con grande personalità, con spirito di sacrificio, facendo delle buonissime cose, e io voglio semplicemente fare tanti tanti complimenti alla mia squadra. Grazie mister. Abbiamo sentito mister Massimiliano Monsignori, ovviamente si è complimentato con i propri calciatori per l'atteggiamento che hanno avuto in campo. Certamente si affrontava un avversario ostico, difficile, il Real Rogit, che aveva in qualche modo battuto praticamente a Sopporto Melilli, la squadra prima in classifica, ribaltando il risultato diciamo proprio nei minuti finali della gara. È una squadra che ha degli elementi
nel proprio organico, di assoluto valore tecnico, importantissimi, lo hanno dimostrato peraltro anche diciamo, alla Pala Scaloria. Però se consideriamo che il Manfredonia stava conducendo per 4 a 1, cioè vuol dire che anche noi abbiamo degli elementi importanti nella nostra squadra. È evidente che vi è un problema di carattere mentale, la gestione dei minuti finali della gara è importante, certamente lo stiamo scoprendo, perché abbiamo buttato alle ortiche delle partite che avevamo oramai avevamo messo praticamente in archivio, Antonio. Sì, loro hanno davvero dei giocatori fortissimi, come lo stesso Silo Junior, che era... ha dimostrato il suo valore, il capocannoniere del girone, però io ritengo che sia più che un punto guadagnato, siano due punti persi assolutamente sabato. E sabato prossimo chiaramente ci tocca un altro impegno molto probante al Pala Scaloria, arriverà di nuovo una capolista, appunto la Sopporto, che ha pari punti con Real Rogit. Per l'occasione posso anticipare che molto probabilmente ci sarà l'ingresso gratuito che la società vuole regalare a coronamento di un'annata comunque importante della SIM, visto che comunque abbiamo assaporato per la prima volta nella storia la Serie A2, e speriamo che giunga anche il tesseramento dei due nuovi innesti, Antonio, i due nuovi calciatori, un centrale e un pivot, che possono dar manforte ai ragazzi, perché vincendo con la Sopporto ci potrebbe essere un nuovo viatico per nuovi orizzonti. Ecco, un nuovo viatico per nuovi orizzonti mi ha letto nel pensiero. Certamente, oltre a lavorare sull'aspetto mentale della squadra, questa squadra si sta rinforzando con l'arrivo di due nuovi elementi, un elemento nel centrale difensivo e un pivot, che certamente andranno a incrementare il valore tecnico già importante della SIM Manfredonia Calcio a 5. Qui facciamo veramente un grandissimo in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Peraltro il nostro obiettivo è innanzitutto confermarci in questa categoria nella quale siamo neofiti, però con i valori tecnici che abbiamo in campo è giusto anche sognare. Speriamo che ci si riesca almeno a qualificare anche per i playoff, e alla nostra portata. Vedremo che cosa succederà nel proseguo del nostro campionato. Cambiamo sport, andiamo avanti con il basket, ancora una battuta d'arresto per la SSD Angel Basket, che perde in trasferta dopo la sconfitta rimediata contro il Nuponopoli, praticamente perde contro Valentino Castellaneta per 76 a 75, una classifica preoccupante, Antonio, per l'Angel Basket. Siamo penultimi in classifica soltanto a 6 punti. Sì, diciamo, purtroppo. Volevo dirti, la domanda è questa, cioè questa squadra ha delle defiance dal punto di vista tecnico o ha raccolto meno rispetto ai propri valori tecnici? Allora, bisogna analizzare due cose, secondo me. Per quanto riguarda la gara di ieri, innanzitutto bisogna dire che la partita è stata molto combattuta tra due squadre che avevano fame di vittorie. Castellaneta tornava nel proprio impianto a disposizione dopo 5 giornate di squalifica, è toccato a noi andare a giocare proprio nel loro parquet. Hanno vinto di un solo punto, la partita è stata davvero tirata fino all'ultimo, nonostante una buona prova di Krajlic, ho visto poi Tabellini, un po' la buona prova di Kingsley, perché chiaramente non ho potuto seguirla essendo al Miramare. Diciamo che la Angel sta pagando un po' sia dal punto di vista fisico gli infortuni che ci sono succeduti, soprattutto è notizia di questi giorni anche la rescissione con Nicola Smezzaroba, che purtroppo si è rotto il crociato, a cui noi rivolgiamo un saluto e un in bocca al lupo per la buona guarigione, e sì, anche dal punto di vista tecnico, perché ci sono alcune partite dove i ragazzi non mettono la giusta intensità, soprattutto difensiva, che è il marchio di fabbrica di coach De Florio. Tutto sommato la situazione è ancora immediabile. Certo, diciamo che la classifica è deficitaria. Credo, da quello che ho letto, che la società si possa guardare intorno, possa innestare un po' l'organico, e bisogna stare comunque vicini alla squadra, perché ricordiamolo che questo è il massimo campionato regionale di basket, riconquistato dopo 17 anni a Manfredonia. Da 17 anni manca la Serie C Gold, e quindi invito comunque i tifosi, soprattutto domenica, che affrontiamo nell'ultima d'andata la capolista Pamimaro, anch'essa è reduce da due sconfitte consecutive, di recarsi nonostante tutto al Pala Scaloria, agitare i ragazzi e a invertire questa benedetta tendenza. Benissimo, io mi associo chiaramente a quello che a testa diciamo riferito Antonio Monaco, tutti quanti al Pala Scaloria a sostenere la Angel Basket. Passiamo alla pallavolo femminile.
femminile, prima divisione, ha osservato un turno di riposo, mentre la Serie D maschile, un'importante vittoria in trasferta da parte del Webin Volley di Manfredonia. Contro di chi, Antonio? Sì, contro la Mater Volley Castellana. Buone notizie proprio dal volley. Coach Rinaldi davvero sta facendo un gran lavoro. L'anno scorso le ha vinte praticamente tutte, perdendo solo una gara in tutta la stagione. E quest'anno da matricola sta viaggiando fortissimo ai primi posti della classifica. Ha preso questi altri 3 punti contro una squadra di prospettiva in quel di Castellano. E sabato al Paladante magari possiamo fare un altro passettino per mettere un buon mattoncino per il campionato. E chissà, sognare la Serie C, Antonio, non costa nulla. Perfetto, siamo arrivati alle battute finali della nostra trasmissione, il punto quest'anno, questa volta condotta grazie alla collaborazione di Antonio Monaco che mi ha sostenuto. Antonio, io ti ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione. Io ti ringrazio per l'invito, saluto tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Io vi saluto tutti quanti e vi invito a seguire la prossima puntata del punto e mi raccomando, giovedì tutti quanti a sostenere il Manfredonia Calcio 1932 allo stadio Miramare, ore 20, partita di recupero contro il Noicattaro Calcio. Occorre vincere per essere comunque sempre primi in classifica. Ciao a tutti da parte di Antonio Castriotta. Ciao.